partecipazione, anche perché credo di aver centrato un obiettivo, questo è un intervento politico, dare qualche indirizzo generale che poi sarà approfondito e mi rendo disponibile. Quindi Marche Rifiuti Zero, un'associazione iscritta al registro regionale del volontariato, segue tematiche ambientali centrate ovviamente sui rifiuti. Prima di parlare del piano regionale bisogna immaginare quello che sarà il futuro, perché noi partiamo nell'idea delle città intelligenti, anche se la programmazione è 10 anni, però deve mettere i presupposti per una programmazione più lunga, no? E tra tutte le immagini che rappresentano le città intelligenti, questa mi è piaciuta molto perché mette al centro la persona, cioè alla fine l'energia significa cambiare la vita sociale e il tessuto sociale economico di un paese, veramente molto importante il bioenergia. Quindi si parte da una vita confortevole, la scuola, no? Tutto interagisce, no? E tutto è contornato da scelte intelligenti, fotovoltaico, olio, integrazione delle fonti energetiche, quindi sistemi autonomi, e in più c'è una parte di sistemi di infrastrutture sociali che vengono dati, ma sempre viene posta al centro la persona che sia non solo utilizzatore ma diventerà soggetto attivo, intelligente di questo piano. Ho iniziato a leggere le slide e sulle ultime slide avevo letto, mi ho posto una domanda: sviluppo industriale del settore energia, no? E questa cosa mi sembrava un po' in contrasto con quello che è l'overcapacità sempre nel piano del termoelettrico e la competizione tra fonti rinnovabili e fonti fossili, perché secondo me il futuro è solo rinnovabile, o principalmente. Noi già abbiamo una sovraccapacità di termoelettrico, ecco, la domanda è: cosa intendiamo qui per dire sviluppo industriale? Io intendo generazione diffusa, noi abbiamo già strutture per produrre energia, bisogna incentivare quello che è il ruolo attivo della cittadinanza. L'obiettivo è il 15,4%, per me questo non è un obiettivo, è solo un indicatore di raggiungimento di un obiettivo. Noi dovremmo prevedere in un largo spettro, cioè essere più audaci. Noi in un futuro dovremmo pensare di essere indipendenti energeticamente sia come regione ma anche su scale diverse, partire dalla singola abitazione, quartieri, comuni, province, cioè non è un lavoro e ognuno di questi ha domande diverse. Come pure arrivare a raggiungere emissioni zero e dare energia gratuita. Esistono esempi di abitazioni dove c'è energia gratuita. Adesso, questi sono obiettivi ambiziosi, però bisogna opporseli e fissare degli obiettivi nel corso di 10, 15, 20 anni per raggiungere questi obiettivi. Si dà un ampio respiro e si giustifica anche la cittadinanza il lavoro che devono fare singolarmente da cittadini attivi per migliorare e contribuire al piano regionale. Qui una parentesi, visto che ci occupiamo dei rifiuti, tra il FERC, quindi produzione di energia termica da fonte rinnovabile, compare contenuto energetico dei rifiuti urbani e industriali utilizzati a fini energetici per generazione termica. Per noi il rifiuto non è una fonte rinnovabile, quindi vorrei capire e giustificare la presenza e a cosa ci si riferisce. Allo stesso modo, sui consumi finali lordi di energia vengono indicati i rifiuti. Quando sappiamo, abbiamo discusso, noi escludiamo i rifiuti o l'incenerimento dei rifiuti a livello regionale. Quindi capire perché sono stati inseriti se, o se c'è una giustificazione dietro. Parliamo più nello specifico delle ferre, quindi delle fonti energetiche rinnovabili, del settore elettrico. Ho letto un certo, diciamo, pessimismo, nel senso può avere ancora margini di sviluppo seppur limitati rispetto al passato, perché riduzioni di incentivi statali, criticità del settore, accettabilità sociale, forti impatti ambientali, eccetera. Ma questo è un problema di scelte politiche fatte in passato, non di qualità e attrattività che hanno le fonti rinnovabili. Io vedo una forte potenzialità nella generazione diffusa. Con il fotovoltaico, vengo da questo settore, abbiamo perso la grande occasione di fornire a tutte le famiglie dei piccoli impianti, perché questa è la vocazione, e per l'accettazione è molto importante avere invitato l'associazione, perché come società civile, come associazione, abbiamo il potere di far accettare socialmente, riuscire a cambiare verso alla percezione che ha la cittadinanza sulle fonti rinnovabili. Allo stesso modo, questo implica un rapporto con le amministrazioni, con le imprese, di trasparenza, informazione e partecipazione. Benissimo che iniziate in questo modo, bisognerà prevedere anche degli aspetti operativi, dove in tavoli di lavoro specifici sul fotovoltaico si possono convocare una riunione tecnica a tutti gli attori, limitati, scelti. Quindi, e qui
essendo in mio caso un inserisco una proposta operativa, vi scenderò leggermente nel tecnico. Come sapete, il fotovoltaico è una delle questioni anche di interesse regionale, perché ha una più alta densità di fotovoltaico per terra nella regione Marche per chilometro quadrato. È legato all'incentivo che dura 20 anni, questo impianto, e esistono dei consorzi per il riciclo, cioè che a fine vita o a fine vita economica dell'impianto, il gestore di rendito già paga un contributo di un euro per il riciclaggio. Che succede? Che questo è uno studio del Laboratorio Nazionale di Energia Rinnovabile americano, abbastanza recente, che analizza come perde efficienza il modulo fotovoltaico nell'arco del suo funzionamento, e la perdita media è lo 0,5% annuo. Quindi in 20 anni, a durata degli incentivi, la perdita sarà solo del 10%. Abbiamo un prodotto quasi nuovo che può continuare a produrre energia, per cui abbiamo già speso energia per produrlo. Allora, perché riciclarlo? Non devono essere riciclati, ma devono essere usati. Adesso non so se a livello normativo è possibile fare gli accordi, per cui recuperare, quando finiranno nel 2015-2030, l'utilizzo di questi impianti, che saranno ancora pannelli nuovi, e pensare di darli direttamente agli edifici pubblici, alle famiglie, alle imprese, e spostare dal terreno piuttosto che distruggere di questi pannelli, che non ha senso, perché è un prodotto nuovo. E avviare un percorso pensando alle smart city, che già la tecnologia c'è, di pensare a piccole reti autonome. Si può già prevedere adesso con l'urbanistica di predisporre l'abitazione di connessione elettrica in modo che ci sia questa generazione distribuita, partendo anche dal fotovoltaico. Nello specifico qui, ecco, sono meno competente, però avendoci affrontato questo discorso, per la fonte idrica potrebbe essere un'idea recuperare le imprese già esistenti e utilizzate, anche aiuterebbe a tenere manutenzione sui fiumi. Per le bioenergie è un aspetto che non conosco, è molto ampio, ma ho visto già c'è qui chi ne sa molto più di me, quindi non affronto il tema. Per quanto riguarda il fotovoltaico, non ho letto incentivare gli impianti domestici, perché qui diamo veramente una mano alle famiglie producendo energia e rendendole parte attiva e condivisa di un piano che parte dal livello regionale. Altri piccoli spunti: bisogna incentivare gli edifici pubblici, perché l'edificio pubblico col fotovoltaico è simbolico, cioè ci deve essere la faccia del politico che dice facciamo fotovoltaico, facciamo fonti rinnovabili. Come pure su cave e discariche, abbiamo già fatto quando lavoravo nell'azienda, impianti su discariche, quindi è un modo per recuperare territorio, è un modo per continuare a gestire un sito che magari potrà essere abbandonato, fare un impianto di sopra, ne abbiamo fatti diversi, oppure su siti industriali abbandonati. Per il tecnico, qui l'eccezione è che la potenzialità di sviluppo è legata agli incentivi. Io penso che questa sia una scelta politica di cosa vuole fare la regione, cioè ci deve essere la regione che indica la strada, traccia, cioè io punto sulle fonti rinnovabili, non è importante l'incentivo, bisogna dire ai cittadini fate questo perché è importante per noi regioni, per affrontare le sfide del domani. Perché è passata questa idea, con il fotovoltaico soprattutto, che facciamo impianti fotovoltaici per guadagnare, non è questo, è una scelta politica per il futuro, per le generazioni. Compriamo tante cose inutili, perché non dobbiamo farlo per una cosa utile, senza incentivi? Poi, strategia per la riduzione dei consumi, qui ci sono dei dettagli, si plana su trasporti, terziario domestico, industriale e agricolo, che la parte, ho visto, fondamentale sono i trasporti, però secondo me qui c'è da fare di più, perché è un tema così complesso che non possiamo vedere separatamente questi aspetti, su tutto da delle idee, no? Per i trasporti a riduzione, incentivare il chilometro zero, il trasporto dell'acqua, incentivare l'utilizzo dell'acqua della fonte. Quindi non è, può essere così schematico, sono sistemi interagenti, quindi ci deve essere un approccio integrato a tutto quello che è la riduzione dei trasporti e terziario sull'urbanistica. Quindi è giusto dividere questi settori, ma non sono così non dipendenti l'uno dall'altro. Ci sono molte azioni che si possono fare che interessano il piano di flutti, l'agricoltura e quant'altro. Industria e agricoltura attraverso l'efficientamento dei locali e dei processi, però non va bene per tutte e due, cioè bisogna andare oltre a pensare idee innovative. Per questo sono di aiuto le associazioni cittadine che hanno quell'intelligenza collettiva, quel contatto con il territorio, che sanno dare le soluzioni ottimali. Qui
alla fine sembra che l'attuazione del tale strategia significhi per le Marche stoccarci dei prodotti, perforazioni, benefici economici e impatti ambientali. Non è così, per me non è così. Questa strategia, deve puntare a limitare queste azioni. Non possiamo comunicarlo in questo modo, il piano energetico regionale. Non è che per il piano energetico dobbiamo fare queste cose, non dobbiamo fare altro. Infine, diamo delle parole chiare. Quindi, nel piano, l'idea è quella di immaginare un futuro che non è a 10 anni ma a 30, cioè ci sarà tecnologia, interconnessione. Cioè, negli ultimi 10 anni abbiamo visto quello che è successo. Pensiamo al futuro, quello che succederà. Quante innovazioni ci saranno che noi non immaginiamo. Quindi, poniamoci, no? Macchine elettriche, biciclette elettriche, avremo tutti a casa. L'indipendenza energetica, questo è l'obiettivo, che deve essere raggiunto su ogni scala. La scala locale, scala provinciale, scala regionale, scala industriale. Ci deve essere un approccio integrato e pluridimensionale. Integrato perché non possiamo affrontare la generazione solo per schemi, per singole fonti, ma bisogna considerare tutte insieme. Per una casa c'è un'esigenza, possiamo fare il fotovoltaico, cogenerazione, mini eolico, industriale un altro, però bisogna considerare tutte le forze, tutte le fonti contemporaneamente, anche il fossile. Pluridimensionale perché le scelte che noi attuiamo influiscono sulla società della regione Marche, quindi vengono integrati tutti i settori, quindi analizzare tutti insieme. Generazione diffusa, emissioni zero, energia gratuita, nuova cittadinanza, questo è fondamentale per il percorso che vogliamo impostare, dare la possibilità ai cittadini di sentirsi parte attiva del raggiungimento dell'obiettivo finale e dargli responsabilità, perché senza cittadini che consumano meno, che si impegnano, noi non ci riusciamo. Infine, trasparenza, informazione e partecipazione, che abbiamo iniziato bene, chiedo di più che il fatto che vengano predisposti dei tavoli anche tecnici in cui si affrontano con tutti gli attori, imprese, associazioni e enti pubblici, in fase preliminare, alcuni aspetti specifici e tecnici. Facevo l'esempio del fotovoltaico, di cui insomma ho una certa esperienza, per sfruttare appunto l'intelligenza collettiva che conosce il territorio e sa dare risposte e soluzioni che la Regione Marche centralmente probabilmente non riesce a dare, ma non perché non ha la capacità, ma perché non riesce a raccogliere tutte le proposte, informazioni e esperienze che sono sul territorio. Sviluppare una filiera energetica, quindi le Marche sono tantissime aziende che si occupano di batterie eoliche, fotovoltaiche, e se è una scelta di parte della Regione puntare sulle rinnovabili, bisogna ricollegare, riconnettere tutto il tessuto industriale che c'è, ed è ce n'è tanto, le piccole imprese che lavorano in questo campo, e alla fine appunto è una scelta politica. Non è l'Europa o una legge nazionale che ci dice che dovete rispettare quell'obiettivo. Noi come regione puntiamo all'indipendenza energetica e poi programmeremo il raggiungimento degli obiettivi percentuali, degli indicatori, ma deve essere una scelta chiara fatta dalla regione e comunicata a cittadinanza che ha tutto l'interesse a partecipare a questo grande piano, a questo grande sogno che ci porterà la futura città intelligente. A posto. Io sono il presidente di questa associazione. Quello che chiedo è che vengano tenuti in considerazione i punti chiave e le criticità esposte in questa presentazione, e rimarco il fatto che secondo noi devono nascere dei gruppi di lavoro a cui partecipano anche le associazioni come la nostra, per definire quelle che sono le priorità del piano energetico, del piano rifiuti e di tutti quei documenti per cui possiamo essere portatori di interesse. Secondo me è importante, per tutti i motivi che il collega ha detto fino adesso, ci tenevo insomma a marcare questa cosa. Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi, 24 settembre 2015, mi trovo qui in Regione Marche, dove si è avuta una prima audizione di circa un centinaio di associazioni, ma erano molto meno presenti, sulla nuova riformulazione del PEAR. E mi trovo qui con i responsabili dell'Associazione Marche a Rifiuti Zero,
i quali hanno fatto una ottima introduzione che avete già visto nel filmato e ai quali chiediamo sia al presidente che al tecnico di spiegarci quali sono le posizioni della loro associazione su questo nuovo PEAR 2020. Cosa ci potete dire? Allora, io sono Luca Menghi, il presidente di Marche Rifiuti Zero. Credo che il PEAR vada un attimo rivisto, affrontate le criticità che sono presenti all'interno di questo documento. In particolare bisogna fare attenzione a come va trattato il tema dello smaltimento dei pannelli solari, se effettivamente serve farlo questo smaltimento, perché in realtà quando arriverà il tempo, diciamo, in cui questi pannelli verranno smaltiti, non avranno perso di poco le qualità che hanno dall'inizio della loro messa in opera. Quindi il loro rendimento sarà ancora molto alto, quindi si potrebbero magari creare delle strategie che permettono il loro riutilizzo, e questo andrebbe sicuramente a diminuire la spesa pubblica anziché, insomma, acquistarne di nuovi. Potrebbe essere una strategia importante sia a livello di risparmio energetico che a livello, insomma, di risparmio economico, che ovviamente tutti quello che preme anche più agli enti e anche ai cittadini. E poi crediamo anche che il tema dei rifiuti, di come questi devono essere riutilizzati all'interno di questo piano, vada un attimino specificato con chiarezza. Capire quali rifiuti vengono riutilizzati, quali rifiuti vengono, insomma, utilizzati per produrre energia e come vogliono produrre energia da un certo tipo di rifiuto, se non conviene produrre energia da un certo tipo di rifiuto perché magari potrebbe creare dei problemi a livello ambientale, e quindi ci sono delle criticità. E personalmente credo che le associazioni come la nostra debbano partecipare per la definizione delle priorità di questi piani, perché siamo comunque portatori di interessi e forse siamo proprio quelle entità che più sono vicine ai cittadini, che più sanno quali sono i mali delle persone, che più sanno, potrebbero trasferire questa pluralità di conoscenze a un'entità come un ente, come una regione, che magari non le conosce tutte. Quindi sono contento anche per il fatto che ci hanno invitato oggi. Per il resto passo la parola a un nostro grande collaboratore e socio, che è Daniele Antonozzi, che ha prima presentato qui in regione la presentazione e credo che abbia esposto in maniera chiara, sintetica ed efficace quali sono le criticità di questo piano. Ovviamente aggiungo che noi ci aspettiamo di essere invitati anche quando vengono presentati altri piani, comunque sempre per tutti quei documenti per cui possiamo essere portatori di interessi. Grazie. E non aggiungerò poco a quello che è la presentazione che ho già fatto, ma lanciando l'idea, questo è un incontro che serviva per dare a grandi linee quali sono le scelte politiche, quindi per me con un piano energetico bisogna avere ampi orizzonti, perché si fa il punto nave, si apre la strada per quello che sarà lo sviluppo economico, sociale del nostro territorio. E su questo bisogna essere più ambiziosi, quindi, come ho detto nella presentazione, bisogna pensare a lavorare questo piano come comunità intelligente, quindi traghettare questa regione verso un futuro che sarà a un'energia, porremo energia quella che ci serve per noi, avremo emissioni zero e magari in un futuro potremo anche produrre energia gratuitamente per chi ne ha bisogno. E questo è già possibile per piccole realtà, per questo, per sfide complesse c'è bisogno anche di una complessità della soluzione. Adesso ci sono gli strumenti, no? Le reti, la tecnologia dell'informazione che permette di mettere insieme tutte queste conoscenze per raccogliere queste sfide. Ecco, questa è la mia richiesta alla Regione. Di avere ambizioni, di pensare al futuro e, come diceva anche Luca, di raccogliere tutti i portatori di interessi, che ognuno di loro in questa comunità intelligente può dare il proprio contributo per raggiungere questi obiettivi ambiziosi. Una domanda per chi vedrà questo video: l'associazione Marche a Rifiuti Zero da quanto tempo è nata, da quanto tempo opera, se ha un sito e dove possiamo trovare notizie su di voi? Allora, l'associazione ufficialmente è stata costituita da marzo
da marzo 2015, diciamo ufficialmente, da documenti depositati, presenti all'Agenzia delle Entrate e quant'altro, atto costitutivo e quant'altro. Ovviamente questa associazione nasce perché in precedenza c'è stato tutto un lavoro da parte di associazioni sparse nel territorio. Questa associazione nasce perché molte associazioni di volontariato che sono state attive ad oggi nel territorio hanno sentito l'esigenza di coordinarsi insieme, di mettersi insieme per ragionare insieme su quello che è il tema attuale, cioè quello della gestione del rifiuto, della gestione quindi dell'energia e della sua produzione. In questo modo vogliamo apportare tutte quelle conoscenze, quelle competenze che ogni singola associazione ha acquisito durante la propria attività nel corso degli anni all'interno di un'unica associazione. In questo modo pensiamo di essere più efficaci, pensiamo di riuscire a capire meglio le diversità e le esigenze un po' di tutti, piuttosto che concentrarci come associazione singola e piccola all'interno di un comune o comunque di un territorio più limitato, perché comunque quando ci si rapporta con la regione e si vuole partecipare a quelle che sono le decisioni per la regione, quindi per un'entità così vasta, è importante coordinarsi tutti insieme. Noi crediamo che le associazioni debbano collaborare, le associazioni debbano unire il loro bagaglio culturale, raccontare le esperienze che hanno fatto, e quindi bisogna un attimo che le persone capiscano che i problemi della regione, i problemi di tutti, coincidono con i propri, e per questo è nata l'associazione. Aggiungo gli aspetti operativi, no? Il sito è www.marchiarifiutizero.it, abbiamo la pagina Facebook Marchia Rifiuti Zero, quindi chi ci vuole contattare, vuole tenersi aggiornato sulle attività e avere anche le slide della presentazione, li trova sicuramente sulla pagina Facebook e anche sul sito. Ringraziamo gli esperti, il presidente e l'esperto dell'associazione Marche Rifiuti Zero, invitiamo tutti a collegarsi al loro sito, a vedersi queste slide e a tenersi comunque tutti informati su quello che la Regione Marche vorrà fare del futuro dell'energia di questa regione. Grazie a tutti e al prossimo servizio.